Bentrovati in nuova puntata di E Pro Di, la seconda puntata per l'esattezza dedicata alla cultura attraverso il pastoralismo. Siamo in località Sarena, a pochi passi dal Correboi, esattamente a pochi chilometri da Fonni, a parlare di un grande argomento, la cultura attraverso il pastoralismo qui a Sa Hontonera. Parliamo di biodiversità, poi sembra quasi un termine così astruso, una cosa strana, una cosa per pochi. Invece poi non è così, la biodiversità la tocchiamo ogni giorno, ce l'abbiamo sempre davanti, no? E alcune persone, tra le cui io, ci siamo messi un po' così assieme, abbiamo iniziato a fare questi studi, vedere cosa c'era, vedere quello che si poteva salvare. Abbiamo trovato varie cose, oltre a molti tipi di pere nel territorio, Pira Bradonada, Pira Brariscia, Pira Mumu, ma tantissime, tipi di fagiolo, Prente Mongia, Bassuliscritto, cioè Bianchetto, tanti, animali, cani di Fondi, maiale sardo, per esempio, cioè tanti. Abbiamo un patrimonio forte nella natura. Perché poi la riflessione, cosa ci riporta ad essere forti noi e ricchi e fieri? Perché questo patrimonio che abbiamo attorno si trasferisce poi alle persone. Cosa siamo se non l'espressione della natura? Cosa siamo se non il filtro che ci porta a esprimere la natura che abbiamo intorno? Perché pensateci bene, tutti i paesi che ci sono attorno usano un dialetto diverso o una cadenza diversa, chiamano gli stessi utensili con nomi diversi, grandissima varietà di interpretazione. I colori dei vestiti dei paesi vicini sono diversi, perché? Perché per esempio a Fonni quella fioritura avveniva in quel periodo esatto, quella fioritura creava un'aspettativa. Quando si arrivava a quell'aspettativa c'era la contentezza, la festa, le feste paesane, il riferimento dei colori nei costumi, il riferimento dei riti, poi trasferiti in tutti i riti che andiamo a vedere, che andiamo a compiere ancora oggi, le feste paesane, il riferimento, cioè c'è tutto un insieme che ci porta ad essere quello che siamo, però siamo assolutamente lo specchio della natura e non può essere che così. Le biodiversità intese come anche oggi patrimonio spendibile, perché sennò poi parli di biodiversità e sembra una cosa per pochi eletti, no? Dici ma stiamo facendo tutela delle biodiversità o siamo quelli nel circolo dell'uncinetto, no? Siamo 5, 6, 10 in un paese che abbiamo questa cosa. Noi invece, cani di Fonni, per esempio, certi tipi, certe razze di cani in certi paesi hanno fatto la fortuna di quei paesi. Per esempio, il maiale, la cinta senese in Toscana ha fatto la fortuna di molti allevatori di maiali. Noi stiamo facendo la riscoperta del maiale sardo. Una grande potenzialità nel territorio, una grande cultura, un grande bisogno di esprimerla e di portarla alla conoscenza per rafforzare quei valori che faceva notare Gigi, quei valori che sono appetibili a questo punto, perché noi riportiamo, rendiamo possibile la spendita di questi valori. Il cane di Fonni può essere salvato dall'estinzione se entra nei circuiti della cinofilia, se viene iscritto nel registro delle razze, se viene commercializzato. Se un cucciolo di cane costa 700 euro, per essere molto chiari, no? E allora non c'è più il rischio che venga estinto, perché gli si dà un valore rapportato a quello che oggi è la richiesta, che oggi la società, la globalizzazione ci richiede, no? E allora cosa dobbiamo fare? Sì, tenerci il bagaglio, assolutamente, avere quella fermezza nel tenere care le cose che abbiamo, però non pensare di chiuderci, non pensare di saldare o fossilizzare queste cose, guardare assolutamente avanti, portare avanti il gagliardetto. Orgoglioso di su iummos, di su isemmos e di su iamuhae. Hola, canto vagabundo, sparghe sa melodia. Già è a tutta allegria, bo balla e a balludundo, bo balla e a balludundo. Balla bella questo ballo, balla bella bello,
tanti ai spago bello, su balla sono tenore, su balla sono tenore, su balla sono tenore, non sa gatta malumore. Balla balla chi non passe, ed ne ballo chi non lasse, in su coro s'armonia, in su coro s'armonia, in su coro s'armonia, o la canto vagabondo, ispargue sa melodia, ispargue sa melodia. Ma quando avrete tagliato l'ultimo albero dell'ultima foresta? Quando ucciderete l'ultimo bisonte dell'ultima mandria? Quando prosciugherete l'ultima fontana dell'ultimo fiume? Cosa vi mangerete? I vostri soldi? La crisi economica di oggi dà ragione a quel capo indiano. La crisi economica di oggi è fatta da chi ha i soldi, che gli investe, i soldi fanno i soldi, i debiti fanno debiti, i debiti fanno ricchezza, scoppia la bomba, la bolla e restiamo. Dico questo perché io voglio, ed è una provocazione, non voglio più sentire parlare di patrimonio storico, di patrimonio culturale, di patrimonio economico. Qua stiamo parlando di economia. Gigi munge, Gigi è così perché munge, cioè ogni mattina, tra che mangiare non si ti ispira, ma questo non lo sappiamo, questo non lo diciamo. Giovanni, il miracolo vero di Sant'Antonella è perché si produce, si produce. E chi oggi ha il coraggio di produrre, non possiamo tirargli le bombe a mano ai piedi. Perché questa è la grande sfida della montagna. La transumanza è una grande tragedia. È una grande tragedia. È una storia di sfruttamento dei pastori barbaricini. Tonino, ho seguito attentamente, hai colto perfettamente questa cosa. Attenzione, è diventata tragedia nella tragedia quando i pastori sono rimasti in campidano. Oggi noi perché parliamo di ambiente? Perché non c'è più l'uomo. Perché non c'è più l'uomo. Siamo costretti, Giovanni e Cristoforo, da pastori, si inventano un centro di educazione perché sennò sono costretti a lasciare la montagna. La montagna sta morendo perché non c'è più l'uomo. E chi ha il coraggio di investire in montagna oggi è il vero balente della Barbagia, però chi ha questo coraggio, noi gli mettiamo quelle. Io sono uno che diceva l'altro giorno in un convegno a Cagliari, chiuderei tutte le cortes, le chiuderei, cortes aperte, basta, no, in Barbagia non esistono più le cortes aperte, perché, cari cagliaritani, proviamo un po' a ribaltare la frittata, proviamo un po' a dirvi, guarda che se tu bevi ogni mattina, ogni mattina che bevi, è perché qualcuno su nel Gennargentu, nel fiume Endosa, ha salvato l'ambiente. Il giorno che quello del Gennargentu si rompe le scatole, tu non bevi più. Cari baroniesi, le alluvioni in baronia non le prevenite pulendo i canali, no. Le prevenite pulendo il fluminetto, le prevenite nel Supramonte, le prevenite nel Gennargentu. Quello è l'equilibrio economico che avete rotto quando il pastore non fa più il pastore. Come riportare il pastore in montagna? Incoraggiando le iniziative. Riusciamo a farlo? Riusciamo a farlo? Non sempre. Non sempre. Perché diciamocelo francamente, noi, io credo che ci dobbiamo preparare una grande battaglia dentro la Sardegna per dire ai cagliaritani, guarda che non ti devi ricordare che il Gennargentu esiste solo per cortesia aperta, che nel Gennargentu devi andare per trovare dal venerdì alla domenica sera i muretti a secco, le strade bianche, le cose, perché quei muretti a secco, in quelle strade bianche, quei pastori, pochi sopravvissuti che hanno il coraggio, ci lasciano la macchina ogni giorno.